gruppo di stamatore, 5 scarpe, una giornata di un sabato qualunque, un po' di pioggia. Questi sono gli ingredienti per testare le 5 scarpe più veloci in casa Nike, anche grazie al lancio del famoso Find Your Fast, che è la nuova promozione che ha lanciato Nike. Vi lascio i link qui sotto per le scarpe più veloci dell'azienda americana. Ho chiesto a un mio amico e podista amatore molto evoluto di aiutarmi a testare queste scarpe. Oggi sono al campo di Garbagnate e sto aspettando che arrivi Andrea, un allievo di Andrea, del Prode Podista, per fare un test super fantastico. Confronterò 4 scarpe del marchio Nike per capire quale di queste 4 scarpe è la più veloce. Come probabilmente sapete, è stato lanciato qualche giorno fa Find Your Fast e con Andrea cercheremo, Andrea podista amatore voluto, giovincello che corre i 10 km in 32 minuti, cercheremo di capire con lui quali sono le scarpe più veloci del marchio Nike. Sei pronto Andrea per fare il test? Prontissimo, non vedo l'ora. Come ti sei comportato nelle ultime settimane? Nelle ultime settimane poca corsa, rientro da un infortunio, quindi poca corsa, corsa lenta, però tanto nuoto, tanta bici, ho mischiato un po' le attività, diciamo. Oramai quanti chilometri fai durante la settimana? Durante la settimana adesso sono sugli 80, prima di spaccarmi erano centinaio, 120. Hai mai testato scarpe con fibra di carbonio? Non ho mai testato scarpe col carbonio, però oggi sarà la prima occasione e ne avrò ben 4, quindi sono molto contento. Sai già quali scarpe sono? No, non lo so, è una sorpresa questa. Come farai il riscaldamento prima di effettuare i test? Ma un riscaldamento blando, 10-15 minuti e poi inizieremo a correre in pista un giro per ciascuna scarpa. Chiaramente l'ultima scarpa che utilizzerà sarà quella presente in questa confezione, confezione che mi è stata inviata da Nike e della quale vi parlerò nei prossimi giorni qui sul canale. Il test sarà davvero molto semplice, consisterà nel confronto utilizzando i sensori RunScribe di un giro di pista corso a una velocità che adesso concorderemo e vedremo sulla base dei sensori RunScribe quale di queste scarpe è più reattiva. Chiaramente il test dipende molto dalle capacità di Andrea e dal suo modo di correre, dalla sua biomeccanica, quindi non necessariamente quello che è valido per lui può essere valido per tutti. Chiaramente avevo a disposizione anche i sensori RunScribe, che sono quelli che vi consentono di capire in maniera precisa e perfetta, li chiamerei un laboratorio di corsa biomeccanica sul campo, di capire come il podista amatore si comporta con le diverse scarpe, molte di queste con fibra di carbonio. Poi c'era ovviamente il mio amico Ananas che ci ha aiutato nelle riprese, perché il nostro famoso amico prodepodista era in altre faccende affaccendato, ma la giornata è partita con un po' di pioggia. Mentre io sto congelando, abbiamo concordato di correre a 4 km, partiamo dalla terza, dal terzo cambio della staffetta 4%, perché non voglio portarmi tutti gli obiettivi dall'altra parte. Ad ogni modo il test, il protocollo è molto semplice, lui correrà a una velocità costante e capiremo sulla base della sua biomeccanica di corsa quale delle varie scarpe ha una migliore reattività, ripeto, sempre rispetto alla sua biomeccanica di corsa. Io purtroppo non potrò correre, ma il mio ruolo è quello di essere Spielberg, vediamo cosa fa. Mentre lui si sta riscaldando cercheremo di seguirlo al meglio. Immediatamente dopo i primi 3 minuti di intervista ho capito che fondamentalmente Andrea non era così desideroso di spiegare i dettagli e le caratteristiche tecniche di tutte queste scarpe. Sei pronto a provare le scarpe? Prontissimo, proviamole, dai. E che ne so io, Max, della scarpa? Non... Ma dato che pioveva, alla fine ho preferito farlo dal mio giardino di casa. Siamo partiti dalle Tempo Next Percent, che sono scarpe in accoppiata con il lancio delle Alpha Fly. Sono scarpe con fibra di nylon, sono davvero molto reattive e soprattutto hanno nella parte del tallone 50 mm, cosa che permette al podista amatore, soprattutto a quello che appoggia di tallone, di correre davvero velocemente. Tra l'altro non perdetevi il fatto che alla fine apriremo questa scatola, che è quella Find Your Fast, che contiene una scarpa super speciale. Chiaramente i giovani d'oggi sono molto più veloci dei vecchi come sottoscritto e quindi al posto di correre a 4 al chilometro, il buon Andrea nel primo giro ha piantato un 1,24, che significa, per chi sa
di pista correre a 3,30 km. Alla fine poi vi metterò tutti i dati dei sensori e il confronto tra le varie scarpe, quindi la seconda scarpa che abbiamo testato invece era una scarpa ecologica, quella che avevamo recensito qualche mese fa, che si chiama Alphafly Nature, ossia la versione Move to Zero di Nike, che consente non soltanto di rispettare l'ambiente ma anche e soprattutto di avere una performance simile a quella delle più famose Alphafly. E in questo caso ho notato che la corsa di Andrea è rimasta esattamente la stessa, l'appoggio è stato esattamente lo stesso, tuttavia la presenza di una quantità infinita di Zoom X, anche se, come ripeto, quello ecologico, ha mostrato il fatto che questa scarpa è fondamentalmente più morbida e quindi sembra più adatta per correre a lungo e soprattutto per correre gli allenamenti intensi, senza poi veramente fare in modo che questi allenamenti diventino comunque una croce per il podista amatore. Poi è venuto il turno delle famose Alphafly, scarpe con le quali ho corso la maratona di Reggio Emilia del 2020, tra l'altro in 2:25:39, vi lascio qua sopra il video che lo spiega in maniera dettagliata. Mi sono subito accorto che Andrea ha commesso un piccolo errore, perché non sapeva che i sensori sono di fatto dipendenti dal piede che li utilizza e di conseguenza abbiamo fatto una sorta di patatrack. Ad ogni modo poi sono riuscito a comunque recuperare i dati in maniera corretta. Anche in questo caso la corsa è rimasta sempre in 1 minuto e 24, vedete il suo appoggio sempre di tallone, vedete il fatto che comunque è una corsa molto dinamica, alza davvero molto bene le gambe e secondo me Andrea, se migliorasse leggermente la sua tecnica, potrebbe sicuramente diventare un ottimo podista amatore più che evoluto e già ai miei tempi, senza pure utilizzare le scarpe con fibra di carbonio. Tra l'altro sarebbe davvero gustoso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa, perché comunque noi siamo una media company, raccontiamo di scarpe, di tecnologia e di molto altro. Aspettatevi ulteriori recensioni gustose. Una volta conclusa l'uscita con le Alphafly, siamo passati ovviamente alle Vaporfly Next Percent 2, scarpe che ho utilizzato a Vigevano e tra l'altro mi hanno permesso di arrivare primo cinquantenne di categoria alla mezza maratona stessa, nonché terzo assoluto, cosa che mi rende particolarmente orgoglioso. Nella corsa ho visto comunque che Andrea ha più dimestichezza con questa tipologia di scarpa, che è molto più tradizionale rispetto a quelle che ha utilizzato nei minuti precedenti. Ha corso comunque in 1 minuto e 24, però dal mio punto di vista i dati analitici di RunScribe, almeno sul suo passo, sono sicuramente migliori. Prima di concludere definitivamente il test in pista, ho chiesto comunque ad Andrea di dirmi le sue impressioni e di fare una sorta di classifica. Alla fine del video comunque vi dirò le mie impressioni basandosi sui sensori RunScribe. Andrea, qual è la scarpa più veloce che hai testato di queste quattro? Per me queste ultime, le Next Percent, mi sono trovato bene. Che sensazioni ti hanno dato? Ma di spinta. E invece le Alphafly come le hai viste? Le Alphafly sono delle ottime scarpe, però non sono abituato a correre con questo tipo di scarpe. E invece le Nature? Le Nature molto buone, mi sono trovato bene con quelle. Sono più morbide? Sì, 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 molto più morbide delle altre. Secondo me sono adattissime agli allenamenti e credo che ti lascino una sensazione post corsa fantastica. Le comprerò. E invece le Tempo Next Percent, quelle che hai usate per prime? Con quelle mi sono trovato bene, ho avuto forse le migliori sensazioni con quelle. Erano morbide ma mi permettevano di spingere. Risultato finale al primo posto? Next Percent e poi Tempo. Quindi le Alphafly le userai per gli allenamenti e adesso devi assolutamente passare completamente a Nike. Esatto, per forza. I sensori RunScribe hanno comunque confermato in 60 secondi che il buon Andrea corre fondamentalmente di tallone e che la scarpa che gli permette di correre davvero più velocemente è in effetti la Vaporfly seguita dalla Tempo Next Percent. Chiaramente questo potrebbe sembrare una sorpresa, ma in realtà non lo è, anche perché confermato dai test di Nike, le Alphafly Nature e le Alphafly normali sono fondamentalmente equivalenti, anche se la sensazione, come avete sentito, è che queste Nature siano leggermente più morbide, ma probabilmente legata al fatto che comunque io, non appoggiando di tallone,
gli ho dato una scarpa di fatto assolutamente nuova e quindi questo gli ha permesso di correre probabilmente in maniera piacevole. Ma i dati dei sensori danno informazioni esattamente equivalenti, poi chiaramente questo dipende dal podista amatore che siete voi, quindi lascio a voi la scelta, però di sicuro il 70 se non l'80% dei podisti amatori preferisce le Vaporfly. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, nei prossimi giorni ovviamente testeremo anche le Streakfly. Stay tuned, ci vediamo alla prossima, ciao!